Un'aggressione con pugni e testate ai danni di un minorenne lo scorso 10 aprile in piazza Oberdan e la violenza sessuale di pochi giorni fa, dove la vittima è una 17enne nella zona dei binari della stazione ferroviaria. Questi due episodi di cronaca hanno in comune il colpevole, un cittadino iracheno nato nel 1991, cui è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i fatti commessi ad aprile. In quella circostanza la denuncia è partita dal minore che ha subito la violenza. Il ragazzo, mentre si trovava a passeggiare nel centro città, è stato affrontato dall'iracheno che, dopo avergli sottratto cellulare e portafoglio, lo ha colpito al volto con un pugno e una testata, per poi minacciarlo con un coltello. Le immediate indagini svolte dai carabinieri di Villa Opicina, ai quali il ragazzo si era rivolto subito dopo, hanno consentito di raccogliere univoci e concordanti elementi di reità a carico dello straniero 26enne, quale autore del gesto criminoso. L'ipotesi investigativa formulata dai carabinieri e condivisa dal pubblico ministero ha quindi trovato concorde anche il GIP del tribunale, che ha emesso la relativa ordinanza di custodia in carcere per i reati di rapina impropria e minaccia grave.